Buongiorno a tutti, sono Marco Cincinelli, presidente dell'Associazione Sportiva Tribù in Movimento e creatore originario del Cammino di San Valentino. Premetto che io non mi sono inventato niente, perché comunque sia il cammino si appoggia su tutti i sentieri che hai ben segnati e ben strutturati, dove passano anche altri cammini, quale i protomartiri francescani oppure addirittura la Via di Francesco, che è famosa a livello italiano da tantissimi anni. Però io ho voluto un passo indietro, perdonatemi. Io sono originario di Arezzo e sono venuto a Terni 20 anni fa quando mi sono congedato d'esercito, dove ho appunto preso le qualifiche da guida ambientale. E mi sono innamorato di Terni e del suo verde, perché Terni non è una città grigia, è una città multicolore, è una città bellissima con un contorno da far sognare. Come la cascata di Marmore, che non ha certo bisogno della mia presentazione, il lago di Pietilucola, la Valnerina Ternana e tutti i borghi che la contornano, quale Montefranco, Arrone, Ferentillo. Ecco, io ho pensato a suo tempo di unire tutte le nostre eccellenze, nostre perché ormai mi sento ternano d'adozione, tutte le nostre eccellenze partendo dalla Basilica di San Valentino, in un anello di 187 km, e tornando in Basilica. Sono stato, diciamo, avvicinato dall'epoca dal vice sindaco che era Giuli, che ha abbracciato subito la mia iniziativa e da lì poi è nato un comitato ad hoc che ha lavorato negli ultimi 4 anni sulla rete d'accoglienze, ben strutturata, sulla tabellazione del sentiero, sui social, sulla creazione comunque sia di un pacchetto completo che può essere adatto a tutti, perché questi 187 km li abbiamo divisi in 10 tappe a piedi e in 4 tappe in mountain bike, ma possono essere comunque sia suddivisi come ognuno crede, in base alle proprie capacità fisiche e in base anche alla propria voglia di scoprire il nostro territorio. Piuttosto che passare da Narni e proseguire per i Tieni, uno si ferma, scopre Narni, scopre le sue bellezze, così come anche Tieni, il suo parco. Gli altri posti li conoscete, Torre Orsina con l'Estatte, San Liberatore, sono tutti dei borghi interessanti, belli, pieni di persone solari che vale la pena veramente conoscere e magari approfondire la conoscenza stessa del borgo, della sua storia, delle sue tradizioni, del suo folklore, come può essere Stroncone, come può essere. Mi vengono in mente piccoli affacci della Valnerina sopra Castel di Lago. Mi vengono in mente un passaggio strepitoso che scende praticamente dalla parte da Montefranco verso Torre Orsina e si affaccia in una meravigliosa Valnerina che, colpita dal sole, è veramente una cosa che ti toglie il fiato. E non abbiamo nulla da invidiare a tutti gli altri cammini italiani, che sono più grandi o meno grandi, più famosi o meno famosi. Ecco, noi ecco, abbiamo intenzione di valorizzare Terni, il nome del suo santo, e tutto quello che la circonda, dando un aspetto differente al turismo mordi e fuggi, piuttosto che a un turismo che voglia scoprire in maniera più profonda tutto quello che circonda Terni.